In un momento di chiusura forzata del museo viene fatto anche di interrogarsi un pochino su quelli che sono i compiti della nostra istituzione, del nostro lavoro. Accanto alla custodia che dobbiamo avere verso le opere c'è quello della maggiore conoscenza, evidentemente, e anche del modo in cui la conoscenza delle opere che sono nel museo si lega alle opere che sono invece sul territorio, in questo caso sul territorio della regione. Prendo spunto da queste due tavole per evocare appunto la presenza, l'attività di un artista, Giacomo Iaquelio, che è l'autore appunto di queste due tavole con raffigurazione di storie di San Pietro, la vocazione di San Pietro e la liberazione di San Pietro dal carcere. Si tratta di appunto di opere riferite al pittore torinese Giacomo Iaquelio, attivo tra la fine del 300 e i primi decenni del 400. Ci sono molti spunti che legano l'attività di Iaquelio a tutto un contesto che diventa poi un contesto anche di suoi allievi, ma è importante ricordare soprattutto la firma di Iaquelio che noi conserviamo, che è tuttora visibile all'interno di grandi affreschi da lui realizzati per la chiesa di Sant'Antonio di Ramberso. Queste due tavole dovevano essere parte di un polittico nella chiesa invece dell'abbazia della Novalesa, e questo è possibile identificarlo grazie alla presenza di questo stemma che identifica il donatore Vincenzo Aschieri, che è appunto colui il quale è, così come vedete, rivolto in preghiera verso un'immagine che non si è conservata, probabilmente l'immagine centrale di questo polittico, forse una statua della Vergine. Dicevo, l'importanza di Iaquelio è fondamentale sia per tutta una serie di artisti che poi da lui prendono spunto, ma anche nel rapporto tra le diverse corti europee, in particolare uno stretto legame della corte sabauda per la quale lui lavorava, la corte di Borgogna e soprattutto la corte francese, la corte del Regno di Francia. Si legano molto chiaramente alcuni aspetti della sua pittura proprio a queste miniature, alla pittura francese dello stesso periodo. Prendendo proprio spunto da queste due tavole, possiamo dunque ricordare ed evocare uno snodo importantissimo anche per la storia del museo, che acquisisce nel 1975 questi due dipinti e poco tempo dopo realizza un'importantissima mostra nel 1979 che proprio fa fare un grande salto di qualità alle conoscenze su questo artista.